Scritte e simboli riconducibili a sedicenti gruppi Novax con vernice spray rossa sul portone, la facciata e le scalinate del Palazzo del Governo. A distanza di 14 mesi circa dagli atti vandalici alla sede della CGIL di Pescara, tornano a colpire gli ignoti Novax che la scorsa notte hanno imbrattato la sede istituzionale del Palazzo del Governo in Piazza Italia a Pescara, dove vengono ospitate la prefettura e gli uffici della provincia. Scritte deliranti e simboli tristemente noti con la W e il cerchio intorno, prontamente rimosse grazie al tempestivo intervento del personale di ambiente che, grazie alle idropulitrici, ha cancellato ogni traccia. Immediate le indagini da parte della Digos, che ha già acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza disposte nella zona, mentre sull'accaduto né il prefetto Ferdani né il questore Liguori hanno voluto rilasciare dichiarazioni.